Ma il design per me è stata un'occasione di costruirmi una vita super interessante. Non ho avuto una grande carriera scolastica, il design per me è stato quella disciplina che mi ha permesso di diventare, insomma, una persona forse un filino più interessante e soprattutto che mi permetterà di diventare ogni giorno un po' meno rimbambito, perché è una disciplina che innesca meccanismi di ricerca e di visione, di intuizioni, insomma. È una disciplina con le bollicine. Diciamo che il fatto, insomma, che sia più imprenditore, più designer è una cosa che non mi ha mai preoccupato. Ho sempre cercato di avere una visione molto olistica anche in questo, per cui, insomma, cerco di imparare dall'uno o dall'altro mestiere, però, insomma, ho visto che i metodi progettuali poi sono sempre molto simili anche quando si cambia ruolo, insomma, per cui è un berrettino che mi scambio con molta facilità e anche, mi rende anche felice. Ecco, in questo periodo storico dove viviamo sempre più fuori casa, ci è venuto a favore perché abbiamo cercato adesso di portare il design in qualsiasi luogo. In qualsiasi luogo. Noi, basti pensare che probabilmente si è più in ufficio che a casa. Okay? Quindi possiamo ancora trattare gli uffici come dei contenitori grigi. Allora, credo che, insomma, le aule scolastiche, cioè abbiamo un sacco di lavoro da fare per migliorare, proprio per far diventare il design una materia che permea la società. E sono sempre più convinto che quando il design lo fai in un certo modo, progetti la vita. Il design è il promotore degli spazi vitali, per cui, insomma, ha un ruolo incredibile per la società. E ha un ruolo incredibile anche su di me, insomma, perché è stata appunto questa disciplina che, insomma, ha un aspetto di visione e di divertimento interessante.